Bene, la vostra scuola, dicevo, i ragazzi devono capire che l'unica cosa alla quale devono stare attenti è la memoria, capite? Perché qui i ragazzi studiano cinema, vogliono fare ballerini, vogliono fare grandi fratelli, grandi sì, grandi nonne, ma in realtà dovrebbero studiare chi era Comencini, Pietro Germi, questa gente qua, per capire questo paese che piano piano sta andando via. L'assessore Gigi Cavalli, nonché vice sindaco, prossimo no, ci Monnezzaro da Monterotondo. Ci conoscono molto bene. Questo, ecco, no, no, veramente mi ha bruciato tre volte il quinto. Vabbè, allora se è un'intervista seria, se dobbiamo stare a sentire che lui è stato bruciato tre volte, io non sono bruciato mai, perché ci sono proprio andato a scuola. No, non è vero. E volevo dire questo qui, che forza ho detto. Roma. Forza, no, vabbè, no. Sì. E... una battuta su Silvio sul festival che... chi è Silvio? Berlusconi. Ah, Silvio Luttazzi è un grande, cioè scusate se parlo così, ma ci ho preso una botta sopra i denti con la motocicletta. E Silvio Luttazzi è una persona che ama il cinema, che ama quelle emozioni che solo il cinema sa dare, a differenza della TV, anche se fatta benissimo, e io la faccio, l'ho fatta l'anno scorso, devo dire di un certo tipo, me ne vanto. Ma il cinema stai zitto, stai vicino a uno che non ti conosce, non te vai a piena birra, non blocchi, non dici che ha detto, che ha detto, e manda indietro, no. Il cinema stai lì, uno ride vicino a te, tu sai nemmeno dove abita, e quello ride, ridi pure te. Dillo a me Gigi Cavalli che vedemmo insieme Borotalco e ce lo siamo visto tre volte senza mai uscire dal cinema e ogni volta morivamo dalle risate. Eravamo dei ragazzini e poi chi andava a capire e a sapere che io poi facevo il protagonista addirittura di un film di Verdone dove ho preso vari premi. Ma lì per lì, insomma, io stavo di qua, Gigi stava di là, facevamo una vita movimentata, possiamo dire. Non ci stavamo mai fermi. Non ci stavamo mai fermi, come appunto è la citazione, è coltissima perché viene da Casotto di Citti, che c'è. Franco Citti che dice, no, Sergio Citti che dice, no, Franco, e Proietti che dice, oh, ma c'è i piedi tutti macchiati dalle scarpe della ginnastica, cioè non stiamo mai fermi, facevano i ladri. Ciao. Okay. Grazie a tutti e viva l'Istituto Santa Maria, e come no, certo. L'Istituto Santa Maria che sta giù alla discesa, no? Sì. Ci ho fatto un paio di ripetizioni in italiano. Sì, ricordo, infatti ero stato bocciato. No, scherzo, sono stato sempre promosso. Che grazie. Dio ti benedica!